Tra De Luca e Cozzolino era necessaria una candidatura alternativa e unitaria. Io ci ho lavorato, ma ora il tempo è scaduto. Per questo ho formalizzato la mia discesa in campo alle primarie del centro-sinistra. Lo ha dichiarato stamane il parlamentare del PSI, Marco Di Lello, presentando alla stampa la sua discesa in campo per le primarie. Di Lello, che ha annunciato che sabato prossimo presenterà alla cittadinanza la sua candidatura a Città della Scienza, ha spiegato che Svolta Campania è il soggetto politico destinato a combattere le battaglie di chi la mattina scende di casa e va a lavorare. Ai nostri microfoni lo stesso Di Lello ha poi precisato il suo giudizio sul caso De Luca. Deve essere chiaro da oggi che il tema delle primarie non è più un tema interno al PD, riguarda la coalizione. Noi siamo per fare le primarie e ci siamo candidati perché vengano celebrate con l'ambizione di vincerle. Lei nella conferenza stampa ha parlato anche del caso De Luca, ha detto che è un problema che si pone. È un problema che si pone perché se si candida una persona che poi per legge non può fare il Presidente della Regione, ovviamente c'è un problema e che io mi auguro possa essere risolto politicamente. Poi all'Atere io lavoro per cambiare quella legge che considero sbagliata, liberticida e giustizialista. E sempre stamane nella sede regionale campana di Forza Italia, Piazza Borsa, si è tenuta la conferenza stampa Rifiuti, nuova emergenza della politica. All'iniziativa hanno preso parte il coordinatore regionale di Forza Italia, Domenico De Siano, e i coordinatori di Forza Italia e della grande città e della provincia di Napoli, Paolo Russo e Antonio Pentangelo, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. No, intanto, più che spiegazioni, io proverei a chiedere conto in nome e per conto dei cittadini della provincia di Napoli, per quale ragione una società di proprietà di 3 milioni e mezzo di abitanti diventa appannaggio del Comune di Napoli, peraltro affidata a chi non ha dato straordinaria prova di efficienza con la SIA. Mi pare che la SIA sia quella società che da 2 anni a questa parte doveva garantire che la raccolta differenziata in questa città crescesse. Abbiamo anche trovato anche il conforto delle altre forze politiche che partecipano alla città metropolitana. È chiaro che c'è il silenzio da parte di chi è rappresentato direttamente dalla lista di De Magistris, ma tutte le altre forze politiche chiedono che questa cosa venga condivisa. È chiaro che il ciclo dei rifiuti forse l'ha partecipata in assoluto, che ha come quantità e interessi la maggiore partecipazione verificabile dai cittadini della nostra provincia,